Ciao a tutti, oggi andremo a fare una ninfa, una perdigon di blu, profondo blu. Questa perdigon l'ho scoperta quest'anno vedendola a pesca con due miei clienti e devo dire che è sempre stata veramente effettiva, quindi l'ho proposta anche nel mio shop, ma la voglio proporre anche a voi se voi costruite e ve la fate da soli. Allora, io la sto facendo su Amo 12, un jig corto, è una bad silver del 3.8, però è veramente grande. Diciamo che il perdigon io li uso e li faccio principalmente dal 14 fino al 18. Le misure più piccole sono quelle che funzionano sempre meno, sempre meglio, non meno. Allora, molto importante il sottocorpo. Metterlo chiaro, possibilmente bianco. Per il tinsel che metteremo su dopo ha comunque una trasparenza e se mettiamo sotto del filo scuro risulterà sempre quel verde, insomma, risulterà sempre verde, quel verde coleottero, diciamo. Poi prendiamo un po' di fibre di gallo 7-8 e andiamo a fissare. Io in questo caso le ho messe marroni, mettetele comunque scure, ma anche se le avete nere vanno bene lo stesso. Andiamo a fissare fino alla curvatura, tutte unite, poi andiamo avanti fino alla balotta e alla balotta tagliamo l'eccedenza. A questo punto prendiamo il tinsel, questo tinsel blu che poi vi metto nelle descrizioni qual è, e lo vado a tagliare in diagonale la punta, così avremo più punto d'appoggio per fissarlo. Adesso torniamo indietro fino alla coda e lo andiamo a fissare. Facendo così si ha anche una partenza quando si avvolge più fine. E diciamo che viene meglio tutto l'ambaradan. Andiamo a creare un po' di conicità al sottocorpo. Poi andiamo ad avvolgere il tinsel dove il primo giro lo facciamo molle per poi, quando abbiamo completato il primo giro, stringiamo di più, così aderisce bene al filo e non si toglie dal suo fissaggio. E poi sovrapponendolo di metà a metà andiamo fino alla bed. Alla bed fissiamo il tinsel e lo tagliamo. Questa è proprio una ninfa veramente semplice da costruire, veloce e acchiappa tantissimo. Qua adesso abbiamo finito col filo bianco, prendiamo del floss fluo hot orange, che anche questo lo metto in descrizione, e andiamo a creare un collarino, diciamo abbastanza generoso, nel senso che si deve, al posto di che di solito li faccio sempre molto stretti, invece in questa ninfa ho sempre visto che è abbastanza largo e ben visibile. Adesso vedete che si è fatto un po' di pelino del floss e con le perdigon qualsiasi, quando si fanno i collarini che lascia un po' di filo, qualcosa in più, con un accendino prendete e bruciate coprendo le code, perché se no strinate anche le code. E poi prendiamo un po' di colla Solaris, vedete che vado a mollare anche un po' il morsetto, prendiamo un po' di colla. Facciamo girare la ninfa il giro arrosto e andiamo a spargere bene tutto, girando, facciamo scaldare la colla fissandola in questa maniera. Ok, diciamo che a conicità siamo perfetti. E poi prendiamo un po' di Solaris nera, una
sulla punta di un aghetto ne prendiamo un po' e andiamo a fare la saccalare, tra virgolette, diciamo. Dico sempre, la saccalare in queste ninfe tipo le Perdigon non vanno a imitare realmente la saccalare, ma creano un punto di colore differente, in modo che, vedete anche adesso, quando la ninfa gira in acqua continua a cambiare una serie di colori. Già il tinsel cambia colore, poi c'è il collarino e il nero che girando continuano a cambiare colore. Questo fa sì che la trota la veda come un segno di movimento, di essere animato, e quindi è attrattiva per quello. Non imiterebbe niente questa ninfa di insetti normali. Quindi diciamo che è come un attrattore e basta. Spero che vi sia piaciuta, provate a farvela. Vi saluto alla prossima. Ciao a tutti.